Hola, buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, eccoci qua, si riparte dopo qualche giorno e ripartiamo anche con i nostri saluti. E la cosa che più è evidente in questa mattinata, in questo mercoledì, con il cielo che sicuramente è senza nuvole, è comunque la temperatura. Ci siamo, diciamo così, lasciati qualche giorno fa con un caldo torrido, con tanto, tanta afa, e questa mattina bisogna avere il gippunin, perché insomma ci vuole il giubbetto. Questa mattina qui, almeno in riva al lago dove siamo quest'oggi, siamo nella zona dell'hangar dell'aeroclub di Como, ci sono anche i cigni che ci accolgono. Buongiorno a voi, come sempre ci sono i vostri saluti e sono tanti subito. Li ricordiamo, allora Ale e Ines, Paola, buongiorno, un saluto anche a Italo, buongiorno Italo, sì, siamo ritornati, Nicola, Sandra, buongiorno Sandra, ciao Teresa, Marinella, buon dì a tutti, buongiorno, buongiorno, giornata che si pronuncia molto bella, frizzante, dire, frizzante, comunque questo risveglio. Giuliana da Turate, buongiornissimo Elisabetta, è finalmente un po' di fresco, decisamente fresco Elisabetta, ci vuole il giubbetto questa mattina, almeno qui in riva al lago, sì, c'è anche come il signore ovviamente con la maglietta, però devo dirti la verità, ci sta meglio con il gipunin. Buongiorno ad Antonia, buongiorno, grazie, ciao Margherita, buongiorno Luisa, grazie anche a te, dei saluti, Carmen e Rita, buongiorno, un saluto e un abbraccio. Cristina, Rossella, Emanuela, buongiorno, buongiorno. Non so se sentite che c'è anche un po' di arietta questa mattina qua che soffia. E, come detto, ci sono anche i cigni qua che ci salutano e fanno un po' la loro bella comparsa qui davanti alla zona dell'hangar. Ciao anche a Gio, buongiorno, grazie, grazie Enrico, Emanuela, Rossella, Luca, Cristina, c'è anche il nostro amico Rossano, c'è Fernanda, buongiorno come sempre. Sono tanti coloro che ci salutano, vi salutano, non, di solito anche c'è qualcuno che festeggia qualcosa, compleanni, anniversari e quant'altro. Oggi vedo che non c'è nessuno, almeno per il momento. Poi saluto Fernanda, Monica, ciao Silvana, buongiorno anche a te, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ovviamente qualche giorno di pausa e poi, come vi avevo detto, si riprende. Ciao anche a Laura, buongiorno Stefano, Rosina, ciao, buondì, grazie, ciao ciao, Margherita dalla Sardegna, Amadou, buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie come sempre dei saluti che sono tanti e sono assolutamente apprezzati perché a quest'ora del mattino, ripeto, non è facile. Va bene, arietta frizzante, temporalone ieri sera, temporalone veramente, almeno a Como direi anche quasi un nubifragio vero e proprio. È durato quasi un'ora, ma temporale che ha portato decisamente un clima molto più sopportabile. E come vi dicevo, insomma, il giubbetto questa mattina ci sta tutto. Ciao anche a Graziella, buongiorno a te, grazie, buongiorno anche a Nonna Agnese, c'è anche Katia da Seregno. Ebbene, siamo contenti che apprezzate il nostro ritorno. Buongiorno anche a Piera, buongiorno a tutti. Come sempre un caro saluto ai nostri amici che sono con noi. Ciao anche a Giancarla, Loredana, buongiorno. Siamo anche nella zona dietro lo stadio, come potete vedere, quella è la zona dell'Aeroclub. Poi c'è Antonella, Agnese, oh, c'è il poeta Mario, un caro saluto, caro Marco, spicca il celeste dopo la tempesta. Effettivamente, caro Mariolone, bel celeste il cielo questa mattina, buongiorno Enrico, buongiorno anche a Fulvio da Merate, 21 gradi ci ricorda Enrico questa mattina, pensavo anche di meno devo dirti, però è l'arietta frizzante che ci fa stare sicuramente meglio. Ciao anche a Maria, Raffaella da Pognana, sono venuto lì proprio a Ferragosto, il giorno dopo Ferragosto Raffaella, è stato come sempre bellissimo con tutti i volontari della Proloco. Hanno organizzato la fiera degli gnocchi. Oh, Dolores, finalmente ci mancavi te. Va bene, ciao Dolores, sei sempre molto gentile, molto carina. Grazie, un saluto e un abbraccio. Ciao anche a te, ciao Giancarla, Margherita, Raffaella da Pognana. Natali, buongiorno, buongiorno a tutti e un caro saluto e un abbraccio anche a Rosa Maria. Che bello risentirti, ci manca.
Vabbè, ormai è diventato un appuntamento del quale non se ne può fare a meno. Tutti, anche l'altro giorno ne ho incontrati alcuni per strada. Ma però perché non. Lo so, ci siamo. Siamo ritornati e siamo qui nella zona dell'hangar per salutarvi. Buongiorno anche ad Anna, buona giornata. Serafino, Drita e Virna, ritrovata anche lei. Buongiorno Virna, buongiorno Angela. Vi faccio vedere comunque il cielo di questa mattina. È un cielo assolutamente bello, sgombro da nuvole, non c'è nulla. C'è questa, la vedete, la brezza. Enrico, il divanel o il divan, non so com'è. Enrico, perché il nostro esperto, sì, è il divano questo, vero Enrico? Giusto, quello che soffia questa mattina. Tiziano, buongiorno. Buongiorno anche a Cinzia. Un saluto ad Angela, a Virna, a Laura dalla montagna. E quindi goditi un po' il fresco dopo tanto caldo, tanta afa. Però Laura, devo dirti che anche qui questa mattina a Como si sta decisamente bene, anzi, come ho detto, il giubbino non ci sta male, se ce l'hai ci stai anche decisamente meglio. Lo so, fino a pochi giorni fa, ma anche fino all'altro giorno, il caldo è stato tanto, e poi comunque alla fine basta poco per modificare un po' il clima. Buongiorno Calogero dalla Sicilia, buondì a te, saluti ad Ivana, grazie, ben, grazie Ivana. Rita, buongiorno, buongiorno anche a te. Trascinatore per eccellenza, Mario è pazzo, della nostra giornata. Mario, un abbraccio forte a te. Eudokia, ciao anche ad Adriano, il nostro amico che ci scrive, pensate, dall'Indonesia, Vero, ciao anche a Gianmario, sei tornato, sono tornato Gianmario, sì. Tivanot, ci dice Enrico, ok, non lo sapevo, Tivanot, 27 chilometri orari, ah, lì da te, però è un venticello mica male. Allora Enrico, Tivanot, ciao Dolores, ma avevi avuto delle bellissime dirette, ma pesanti, ma Dolores, ci mancherebbe altro. Però c'è anche chi fa il lavoro molto molto più pesante del mio. Grazie del tuo pensiero, Dolores. Marco Montalcino ti aspettava con... Sarà Montalbano, credo, non Montalcino. Sì. Con grande ansia, Emanuela, immagino. Allora, Virna dall'Alpigna, buongiorno, un saluto a te, buone vacanze ovviamente. Ciao anche a Gisella, a Laura. A parte ieri pomeriggio temperature sui 28 gradi, sebbene in montagna. Oh, però, anche al Tonale, a Perbacco, allora... Eh beh sì, devo dire che sicuramente 28 gradi, Laura, al Tonale è fuori misura. Beh, ciao Enrica, buongiorno anche Adriana, buongiorno Elisabetta, ciao a tutti, ben ritrovati, abbiamo ritrovato anche il poeta, suonano le campane perché sono le 7:30 qui nella chiesa del Borgovico. Buongiorno anche Elisabetta, Enrica, abbiamo ritrovato praticamente tutti. Laura, ciao. Francesca da Reggio Calabria, buongiorno Francesco, buongiorno anche a Concetta da Sersale, ben ritrovati. Buongiorno anche alla nostra Valeriana da Seregno. Insomma, all'appello non manca nessuno. Bene, sono contento, siamo tornati, ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao Simona, grazie come sempre dei vostri saluti. La giornata è bella, e anche con il Tivanot, come ci ha detto Enrico, che ci fa stare bene questa mattina. Buongiorno Teresa, Simona, Luca, ciao a tutti, grazie davvero, un caro saluto dall'hangar, dalla zona dell'hangar, dalla zona dello stadio. Tra pochi giorni si apre anche per la Serie A lo stadio Sinigaglia, è pronto, stanno facendo gli ultimi ritocchi. C'è anche Gabriele, Dolores, un grazie, 7:30 effettivamente Dolores con le campane, eccole qua, 7:30. Buongiorno anche a Claudio, grazie a Teresa, a Rosina, 7:30, grazie, vi saluto. Ciao anche a Giuseppe, Erminia, ci vediamo domani mattina, ciao a tutti.